Buonasera mister, complimenti per la sua vittoria. Qui proprio poco fa José Mourinho ha detto che l'Inter è ormai avviata alla vittoria di questo campionato perché nessuna squadra lo merita di più. Anche il suo parere? Diciamo che purtroppo manca ancora tanto. Avremo un calendario molto molto fitto di partite intense e difficili, in più avremo anche la finale di Coppa Italia, quindi dobbiamo essere bravi a recuperare sia forze fisiche che mentali. San Siro è ritornato con la capienza massima, questa sera abbiamo visto tante standing ovation anche a tanti singoli oltre che alla squadra. Che effetto le ha fatto, ha conquistato questo pubblico? Bellissimo, insomma 75.000 persone più altre 75.000 del derby, sono state due giornate fantastiche che dobbiamo goderci, ma purtroppo il calcio non ce le fa godere abbastanza perché da domani mattina saremo già con la testa al Bologna pronti ad organizzare una partita di grandissimo sacrificio e valore contro un avversario che ci creerà problemi. Inizia l'ultimo tour de force stagionale, come sta la sua squadra? Squadra sta bene, chiaramente quando vinci 5 partite a fila c'è un ottimo morale, ma sappiamo che dobbiamo continuare, dobbiamo cercare di fare più punti possibili perché tutte le altre corrono, in questo momento siamo ad inseguire, però vediamo quello che succede. Un'ultima da studio. Sì, buonasera mister, complimenti per la vittoria, per la partita. Volevo chiedere, ho detto prima all'inizio della gara che secondo me l'Inter di queste ultime giornate che abbiamo visto in queste ultime partite è un Inter, una squadra evoluta che è migliorata anche rispetto a quel periodo centrale della stagione dove veramente è giocata un calcio entusiasmante, a detta di molti sembrava quasi una squadra ingiocabile in quel momento, ma secondo me ora non dico che sia quasi perfetta perché poi la perfezione nel calcio non esiste, ma sicuramente migliorata, è quasi come se quel momento e così di appannamento vi avesse dato l'opportunità di migliorare negli aspetti che dovevate mettere a punto. Non so se è d'accordo con me in questa mia visione. Sì, sono d'accordo perché secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio in tutto il periodo, poi abbiamo avuto quella flessione dove sono passate tutte le squadre, più di risultati che di gioco, perché la squadra continuava a sviluppare e purtroppo sappiamo che nel calcio a volte gli episodi sono determinanti, qualche occasione sciupata, qualche palo di troppo e purtroppo abbiamo perso dei punti che dobbiamo essere bravi a recuperare perché adesso veniamo sì da 4 vittorie più quella di Coppa Italia, ma dobbiamo continuare a fare punti perché questi non bastano. Grazie mister. Grazie a voi, buona serata.